Buongiorno a tutti, inizio salutando le due classi di quinta dell'Istituto Tecnico per Geometri Pertini di Pordenone. Siamo molto felici che siate qui perché è il contatto più importante che noi vogliamo mantenere e avere con la vostra età, che poi si vedrà anche in quello che avremo a raccontare, quella che più spesso è difficile intercettare e di cui è difficile conoscere e capire le esigenze. Nel merito di quali professori? Del professor Santa Rosa Stefano. E poi? Si riesco sempre a perdere, eccolo là. Che sta mantenendo questo contatto con l'amministrazione in modo vivace e costante. Quindi ringraziamo giustamente anche il professore. Allora, siamo qui oggi per conoscere i professionisti che hanno vinto il bando di gara e che hanno l'incarico di redigere il nuovo piano regolatore generale per il comune di Pordenone. Ma prima farò una rapidissima premessa. Come è già venuto fuori in altre occasioni, il piano regolatore, fare un piano regolatore vuol dire scegliere come gestire il territorio, e quindi le parole chiave sono proprio quelle che determinano il concetto stesso, governo del territorio. In questi giorni noi abbiamo avuto di nuovo l'occasione di vedere come un governo sbagliato del territorio può causare delle situazioni drammatiche. Si veda la Sardegna, ma prima c'è stata Genova. E quindi questo ci deve porre delle domande su come noi lo vogliamo governare questo territorio. La disciplina dell'urbanistica ha due filoni, quello scientifico che cerca quelli che sono gli elementi ad analisi e gli strumenti, e voi come Istituto Tecnico per Geometri proprio questo andrete a studiare, gli strumenti per pianificare il territorio. E poi invece una parte etica, che è quella che vuole capire come la gestione risponde alle esigenze della società, dei cittadini, degli stili di vita che vogliamo avere, dell'economia e dello sviluppo della nostra, dei nostri territori. E quindi la parte del governo sta proprio nella definizione dei cambiamenti e degli orientamenti che vogliamo prendere per ottenere certi risultati. E qui entra la parte politica, cioè la parte della decisione. Noi abbiamo deciso che per affrontare il percorso della stesura del piano regolatore volevamo una cassetta degli attrezzi, volevamo degli strumenti che ci aiutassero a conoscere veramente quello che è il nostro territorio, e quindi l'abbiamo composta prendendo elementi da varie parti, da quelle analitiche, lo studio socio-economico del territorio, gli piani di zona, dal percorso di confronto con i cittadini, Pordenone più facile, tutta questa... Questo insieme è diventato uno strumento che ci serve e ci deve servire per strutturare e appoggiare solidamente le nostre scelte. E adesso siamo in un momento, e lo stiamo vivendo ogni giorno, in cui le scelte non sono più prorogabili. Dobbiamo prenderle e non abbiamo più tempo. Non abbiamo più tempo né di raccontarci qual è la nostra situazione, quanto stiamo male, quanto è il nostro pericolo, nei pericoli, scusate, che il nostro territorio sta correndo dal punto di vista occupazionale, di sviluppo e via dicendo, ma neanche per stare fermi aspettando che qualcosa succeda. Questo è il nostro momento per decidere, e da qui iniziamo e continuiamo la nostra strada per rispondere ad una parte di questa urgenza che abbiamo come territorio con uno degli strumenti che ci possono aiutare, cioè il piano regolatore generale. E allora io, nella veste di amministratore, pongo una prima domanda, e quindi apro quello che sarà il dibattito che avverrà a fine mattinata, e pongo al piano, perché il piano è l'elemento al quale noi facciamo le domande, perché il piano dovrà darci le risposte. La prima domanda, che per me è quella: come possiamo diventare innovativi? Ce la siamo posti come amministrazione, abbiamo deciso che il primo elemento per scandagliare le modalità per diventare innovativi era quello appunto di procedere conoscendoci il più approfonditamente possibile. E quindi abbiamo stilato questo documento, che è il testo unico, che è un documento di sintesi. Adesso passo la parola all'architetto Guarino,
che ci presenterà i contenuti del, e le modalità con cui è stato costruito il testo unico. Grazie.